Benvenuti ad Ortona all'ex ministro Claudio Signorini. Una vita nel PSI, un ministro con la M maiuscola. Beh, che devo dire di fronte a queste considerazioni? Grazie. Ortona è stata una... Il mio meglio. Ortona è stata una città socialista. C'era Nino Pace, un grande uomo che ha fatto una bellissima politica. Lei è venuta ad Ortona naturalmente per sostenere nella sua lista la candidata ortonese Sonia Albanese, cardiochirurga esperta, donna veramente eccezionale. Sì, la vengo non a sostenere, a confermare, perché è un candidato che si presenta con la sua competenza, la sua intelligenza da sola. Cercate di non farvela sfuggire, questa è la domanda e la risposta che io vorrei che venisse data, nel senso che l'occasione è questa per portare ai livelli decisionali figure che abbiano passione, perché la prima cosa è competenza. Lei conosce tanta gente, naturalmente può fare molto anche per dire una parola in più verso Sonia Albanese. Esattamente quello che sono venuto a fare. Però qualcosa di più si deve fare, non devono essere solo le parole in più. Idee importanti che devono essere conosciute, sviluppate, accettate. Lei conosce molto bene il porto di Ortona, la sua vicenda, proprio con il suo partito, con il suo governo, è diventato porto nazionale, ma da allora non è cambiato quasi nulla. Come dicevamo poco fa con Sonia, non è cambiato quasi nulla, anche perché non sono state fatte le cose opportune e necessarie. E io dico a Sonia, che è già d'accordo, di cavalcare una cosa molto chiara e precisa: la piattaforma logistica. Ortona non deve avere solo un generico porto, non deve avere un'area industriale, deve avere una piattaforma logistica dalla quale passi tutta la logistica commerciale e industriale dell'ortonese, e non solo dell'ortonese. Tra poco diventerà operativa anche la ZES, Zona Economica Speciale. Ortona naturalmente è capofila. Succederà qualcosa secondo lei? Assolutamente sì. Io ho voluto molto la ZES unica per tutto il Mezzogiorno e non le 8 ZES che non stavano facendo niente. Perché è come riavere di nuovo un interlocutore che era la Cassa del Mezzogiorno ai tempi, diciamo, di quando facevo il ministro del Mezzogiorno, cioè uno strumento tecnico e finanziario al quale ti puoi appoggiare per fare i progetti. Io vi dico una cosa e la ribatto ancora: la piattaforma logistica, proponetela, chiedetela, programmatela, progettatela, fatela finanziare, mettetela nel percorso della ZES. Lei è stato sempre un uomo di sinistra, un progressista, una persona di fiducia di Bettino Craxi. Erano tempi in cui i socialisti avevano una buona maggioranza, aveva elementi veramente importanti, persone qualificate, esperte per dirigere il governo italiano. Beh, qualcosa di buono abbiamo fatto sia sul territorio, stiamo parlando del sud, sia complessivo. Io la cosa che ricordo, noi abbiamo fatto il piano generale dei trasporti nel settore ferroviario, abbiamo cambiato le ferrovie, le abbiamo fatte diventare un ente economico, abbiamo fatto l'alta velocità, che adesso non abbiamo fatto in tempo. Ecco, questa è una mia non mancanza, perché mancarono i soldi, perché dovevamo fare la Roma Pescara, abbiamo fatto solo il corridoio adriatico, che riguarda anche Ortona naturalmente. La politica oggi come è cambiata secondo il suo punto di vista? È cambiata in peggio, nel senso che non c'è progettualità. Io non mi riferisco tanto alle capacità, quello è bravo, quello è cattivo, non c'è progettualità. C'erano due cose fondamentali: uno deve pensare per sistemi e deve governare per progetti. Adesso non ci sono né i sistemi né i progetti. Ci sono due candidati a presidente alla pari, si giocheranno tutto nell'ultima giornata di campagna elettorale. Lei come vede il centro-sinistra in Abruzzo? Ma io lo vedo ben sistemato, può crescere, cresce per l'intelligenza e la capacità e la concretezza del candidato presidente, cresce per figure come Sonia, che è una figura rilevante, che dà forza anche solo a candidarla, e soprattutto cresce, scusatevi, lo dico sugli errori, perché non si può pensare che l'Abruzzo
sia circondato da tre mari, come l'attuale presidente ha detto recentemente, e non si è corretto se non il suo cervello. Non si fanno errori di questo genere, questi non sono errori, è uno scivolamento dell'ignoranza. Però ecco, bisogna guardare in termini positivi. Sonia Albanese, oggi è una giornata particolare per lei, compie e gli anni, augurissimi dalla città. Grazie. Gli auguri devono essere voti, però. È una bella giornata, perché è un'emozione essere con Claudio Signorile, che ha segnato molti delle nostre giornate, i nostri progetti quando eravamo ragazzi. E la sua famiglia aveva anche un cinema, il Cinema Lux in Via della Libertà. Nel 1964 fu in qualche modo messo in scena per un pugno di dollari. Per 15 giorni è stato sempre pieno di gente, un successo veramente eccezionale. Lei naturalmente aveva pochissimi anni, non ricorda quasi nulla. Sei anni, no, ma ricordo molto, perché la mia famiglia è sempre stata per l'innovazione e per la cultura. E papà, seguendo la storia anche del nonno, che aveva aperto qui un teatro, diciamo, dell'opera, e poi anche bar, barberia, aveva portato una ventata di novità dagli Stati Uniti d'America, aveva poi messo sui cinematografi. La nostra storia è un po' come Nuovo Cinema Paradiso, no? È una storia che segue quel periodo. E gli ortonesi sono molto legati a questo ricordo, un po' tutti noi. Lei deve sapere che la famiglia di Sonia Albanese ha come appellativo Washington, proprio perché i nonni sono emigrati in America. Succedeva questo. Però tornati. Tornati con esperienza, con qualche soldino in tasca, e hanno investito. Abbiamo sempre amato il rischio. E per cui siamo riusciti a fare delle cose che erano attuali, che è un po' quello che dovremmo fare adesso. Come va la campagna elettorale? La campagna elettorale, sì, molto bene, è un'esperienza umana fantastica, perché ho rivisto molti amici, ho incontrato persone, famiglie che non vedevo da tanto tempo, e quindi sono già satura, diciamo, di tutte queste cose positive. E poi chiedo anche di sostenermi, perché è importante avere coraggio e sostenere i candidati che possono fare la differenza. Cosa le dicono le persone? Ma ci sono diversi aspetti, alcuni ricordano quello che abbiamo fatto, altri ricordano i progetti di famiglia, altri mi hanno tempestato con tutte le criticità e i suggerimenti per quello che bisogna fare, soprattutto per la sanità, che è poi il campo di cui mi vorrei occupare in prima persona. E ho avuto modo di rilevare molte delle criticità che ci sono, e che questa sera vorrei esprimere anche a tutti, e anche quindi rafforzarmi nell'idea di quelli che sono i progetti che dobbiamo portare avanti. Adesso andiamo in Piazza della Repubblica, dove ci sarà il comizio proprio del Partito Socialista Italiano con l'ex ministro Claudio Signorile. Buon proseguimento, onorevole. Grazie e buon lavoro. Grazie mille. Accanto a noi Osvaldo Dintino, uno degli organizzatori di questa kermesse elettorale, naturalmente in favore di Sonia Albanese. C'è molto ancora da lavorare. C'è molto da lavorare, però oggi è un giorno importante, perché oggi è il compleanno di Sonia Albanese, è la prima volta che fa un comizio in Piazza d'Ortona Sonia Albanese, e a cui va tutto il nostro ringraziamento, perché sta lavorando alacremente affinché si affermi questa lista socialista, si ricominci a parlare del Partito Socialista, e noi ce la stiamo mettendo tutto, perché vogliamo che con la intelligenza, con le capacità, vogliamo risollevare la politica ortona, che sta andando in una deriva molto pericolosa. Il termometro sta salendo, speriamo che ci dicano sempre che siamo un po' al di sotto, perché questo ci carica ancora di più per la competizione elettorale. Buon proseguimento. Grazie.